Te le fai saccare tutte, se no. Le perdi tutte, eccole. Ecco, posto. Ne ha perse altre 10. Ne ha perse altre 10. Ah, una saccata, raga. Io Romania. Carri rumeni. Ce la fai a provare? Andiamo? No, vabbè, raga. Andiamo, ce ne va, tanto non ha senso. No, basta, andiamo indietro. Via. Salviamo il salvabile. Salviamo il salvabile. No, raga, stavo rispondendo con i carri. No, troppo tardi, guarda. Hanno già schierato, troppo tardi. Via, no, gli stanno morendo le divisioni comunque saccate dalla Cecoslovacchia. Cerchiamo di tenere queste vive, che sono le uniche che possono salvarsi al momento. Quando... Occhio, non chiudere il corridoio. E via già i carri. Va a finire che quando apriamo le sacche sono già tutti morti, cecoslovacchi, non ha senso. No, sono già tutti morti. Via, ragazzi, via. Ma i jugoslavi via da lì, da dove li avevo già riaperti? Sì, ma io ho divisioni fuffa lì, anche se perdo qualcosa non è un problema, sono tutte divisioni de merda, quindi non vi preoccupate. Serve solo per... le mie divisioni lì servono solo per tappare tutte. Vediamo di fare un'altra tragedia qua, Tabor, come cazzo si chiama. Ok, adesso tu che hai perso il Portogallo, concentrati solo lì. Una level superiore, sto organizzando. L'altro carro dov'è? Ah, l'altro carro è scappato, ok. Raga, io da qua mi devo ritirare. Niente. Hanno saccato anche queste altre divisioni qua. Adesso, ragazzi, per favore, ascoltatemi. Riorganizziamoci su questa linea del fronte. Abbiamo meno fronte da coprire e più divisioni più o meno da riuscire a schierare. Non facciamoci sfondare qua, però. Dai, porca troia, ragazzi. Sto pignando io. Qualcuno muove divisioni. Abbiamo perso Berno adesso. Dai, basta. Cioè, cerchiamo di fare una linea fatta bene. Vediamoci. Oh, non riesco. Qui dietro. Qualcuno mi aiuti. Attaccando qua. Qualcuno. Non so. Scusate, qua. Qui? No, merda. No! Attaccate Breno, spostate qualcosina a Breno che non hanno niente. Dai, una. Sto andando. Sto mandando. Dai che riapriamo la sacca, vi prego. Ci serve riaprirla lì, perché non ci serve riaprire la sacca, ci serve saccargli tre carri leggeri per arrivare a loro dai coglioni. Carri. È libero qui, è libero! E lo so, sto inviando! Sto andando là. Ma ci mette secoli ad arrivare a Breno, 3 giorni. Non posso fare i miracoli. Mi ha catturato un agente, merda. No, non ce la facciamo. Abbiamo perso un numero di manpower incredibile lì. La Romania ha perso i carri pesanti, la fanteria, fanculo. Fanculo. Ci ritiriamo? Io l'ho detto, ragazzi, ritiriamoci qui su sta linea delle montagne. Sono tentato di ascoltarlo per una volta. Come? Cazzo, ma dobbiamo, ragazzi, organizzarci? Cioè, nel senso. Adesso siamo un sacco. Abbiamo un botto di truppe, sono meno tile da difendere. Andiamo. Appunto, però occhio a non farci saccare anche queste truppe adesso ritirandoci, Cazzo. E se non le spostano, Ma io ho divisioni de merda, io devo perderle, non voi. Voi avete i template da 20, io i template da 6 messi lì. Servono solo per far filare i gap e farvi ritirare. La Grecia, la Bulgaria che cazzo attacca? Non lo so, Bulgaria, scappa. Romania. Sto scappando. No, stavi attaccando. Lascia perdere Norma. Guarda qua. Cerchiamo di infastidirli a sud finché loro si sono concentrati a nord, perché è l'unica cosa che possiamo fare. E come faccio a infastidirli? Coi carri. Un carro, va bene. Più che altro fagli vedere che ci sono i carri. Ma ne ha appena perso delle divisioni di carri lui, non so se ne è ancora. No, ce n'è una ancora, ne ho perso. Ok, ritiro, tranquilli. Ci sfondano. Cazzo, è Lipino. Stanno arrivando le mie divisioni, tanto in difesa. Tranquilli, io se perdo qualcosa non è un problema. Cazzo.
Sì, ma è tanta verde, ragazzi, non pinnate. Ecco, pinnate. E dai. Sì, ma anche qua la sfiga. Non posso. Incremo, quanto attrito abbiamo qua? Fregatevene dell'attrito. Adesso ci serve il dare qualunque punto possibile. Lasciamo perdere l'attrito. A me mi stanno inculando le mie divisioni da 40. Devi ritirarti, devi ritirarti. È quel che sto facendo, infatti. Minchia, guarda Bratislava, 28 divisioni, il mio carro tiene. Bene. Il mio carro tiene forse 28 divisioni. Qui sfondano a posto. Cosa è successo? Ragazzi, i cavalleria. La Czechoslovak Republic è capitolata. Ok, raga, chi ha la cavalleria? Vabbè, dalle qui, raga, tutto territorio tedesco. Sì, ma non c'hanno niente lì, tranquilli, non è un problema. Raga, se avete cavalleria o i leggeri tuoi don, mandali lì a catturare più velocemente. Però no, dobbiamo il dare dove c'è il 22 rosso. No, se no si ricongiungono. Ci stanno una truppa bulgara. Se si ricongiungono possono farci un giro assurdo e non abbiamo niente, siamo morti. Non c'ho neanche più le mie divisioni. Bravo Cecoslovacchia, cioè ti sei fatto saccare in una maniera incredibile. Ma che vuoi da me? Dovevi ritirarti quando ti abbiamo detto di ritirare le divisioni, cioè nel senso. Prendi qua, prendete qua voi, io la parte della Slovacchia la prendo io, la parte più in fondo, ci penso io. Voi prendete Occhio Bratislava, stiamo per perderla. Mando divisioni. Provo. Tornate indietro, qui c'ho i forti. No, siamo morti. Siete morti, c'è la parte in fondo, prendete Slovotena. Sto facendo. Io no, io non potevo reggere un fronte da solo. Ma infatti non dovevi essere da solo, zio Khan, con la Grecia, con la Romania, con l'Ungheria. Come mai eri da solo lì, porca miseria? Ho visto che c'avevi poco un cazzo. Dove erano tutti gli altri player? Cioè, c'era un gap, non c'erano solo Cecoslovacchia a difendere tutto il nord, e non capisco perché. Io ero a sud. Una qua, e vediamo una sacca. Ma ragazzi, adesso però cercate di distribuire le vostre truppe, che sono tutte nel centro, sì, non abbiamo niente a nord. Niente. Hanno chiuso metà del mio esercito. Abbiamo perso altre 13 divisioni a nord. Abbiamo perso la partita, mi sa, stasera, ragazzi. Sì, anche una partita è durata. Minchia, ragazzi. Ci fanno le divisioni qua? Però ci sono troppe divisioni ferme che non si stanno ridispiegando. Mettete construction repair. Mettete construction repair. Ok, te lo so per chiedere. Sì. Ragazzi, ma cazzo, ma veramente non abbiamo più divisioni, perché ci hanno mangiato tutte le divisioni. Tu non riesci a attaccare Svizzera da lì, no? Perché comunque no, aspettate, io sono 27 divisioni. No, è comunque GG, cioè, ragazzi, posso rompergli le scatole, ma di sicuro non sfondo, anzi. A qualcuno serve dell'artiglieria? Sei serio? Sì. Ragazzi, come io siete? Siete tutti in rosso in infantry equipment. Ma no, io ne ho. Va bene. Chi è che mi può mandare degli infantry equipment? Per favore, aiuto. Quanto ne vuoi? Ah, io ne ho 3000. 2000. Arrivano. Mettere in pito adesso di infantry equipment. Tanto lo perderai a breve, visto che ti invadono, tranquillo. Dovremmo organizzarci un attimo in Romania. Oh. Cioè, veramente. Ci hanno fregato?
perché come ha detto Ark guardavamo tutti su una parte sola, mentre in realtà non siamo riusciti a organizzarci. Cioè, questa partita l'avremmo vinta se ci fossimo organizzati. Che cazzo stanno facendo? Fermi. Stanno sfondando a punta festa. Sì, siamo morti. Vedo. Cioè, ormai. L'Ungheria è esplosa. E i miei si stanno muovendo a cazzo di cane. Siamo morti. Cioè. Ah, sì, ma quello sì. Cioè. Io vi guardo, mangio cioccolata e vi guardo intanto. No, si sono presi i porti. Che cazzo devo fare? Dai ragazzi, perché... Oh, grazie per... Ma queste mie colonie. Vabbè, basta. Cazzo. Vista Budapest. Ma ci sono dei gap incredibili. Ci sono punti dove... È una rotta questa, non è che ci sono gap. No. Abbiamo le truppe che sono troppo lente a muovere. No. Questa è proprio una rotta. No. Ark, questa è una... Adesso vinciamo, adesso li pushiamo indietro e li sacchiamo tutti. Sì, senza una linea di backup lungo i fiumi. Questa è una... Molto di vedere. Beh, almeno perdiamo tutti insieme, dai. Cioè, in compagnia. Consideriamo che mancano un po' di gente, ragazzi. Sì, vabbè, dai, tranquilli, cioè, nel senso... Beh, ragazzi, il Portogallo è capitolato solo perché mancava la marina. Loro si sono trovati da un giorno all'altro, letteralmente... Una marina contro che poteva più o meno bilanciare la Kriegsmarine. La marina attualmente nostra è in porto a grattarsi i coglioni e a guardare quanto bello è pescare. Cioè. Ho sbagliato anch'io. Il pongo. Portogallo è caduto principalmente per quello. No! Cosa succede? Mi stanno pushando! All'attacco! Sì. Pinnate! Siamo morti, cioè non è che ci possiamo fare qualcosa adesso. Ci sono dei buchi senza niente. Ma sì, infatti non capisco, siamo tantissimi, ragazzi. Bukachevko, non c'è niente. No, è una rotta, non è che ci sono buchi, è una rotta. No. Le truppe che stanno continuamente ritirando, che cazzo vuoi che faccia? No, come ho detto prima, adesso prendiamo la baionetta e li carichiamo. Guarda qua, a peggio. Lo so. Aiuto. Devo tenere su gli animi, cioè. Perché non pensavo che sarebbe mai. Io sto provando a tenere la Romania. Cioè, adesso sto solo facendo forti a manetta. Vuoi farli forti? Adesso vinciamo. Cioè, vinciamo come? Vuoi sbarcare? Vuoi approdare a Berlino attraverso i fiumi? Così è. Svizzeri. Adesso ci sarà la Svizzera che farà il pushone della storia. E ci salverà tutti. Ci salverà tutti, ragazzi. Sì. Piano B. Portogallo si riconquista casa e fa il contrattacco finale. Sì, cioè più che altro l'unica nostra speranza sarebbe che la Svezia, la Norvegia pushano fino a Berlino. Adesso sì. Che non è, che ne hanno meno di noi praticamente. Siamo a posto. La Svezia che ognuna fa meglio di noi che siamo in otto. Parliamone. Ah, by the way. Oh, la Svezia! Raga, la Svezia sta invadendo a Berlino! Lo sta invadendo Berlino! Dove? Non vedo... Cioè, che senso sta... By the way, comunque hanno... I pesanti? O i medi? Che cazzo sono questi? Lì c'è i medi. No, la Germania. No, sono i pesanti. I pesanti. Infatti, pesanti. Cioè, hanno fatto le divisioni con i miei, che mi hanno rubato. Cioè, provate, ma c'è cosa... uno sbarco qua a fare tipo di day. Ma che cazzo hanno fatto? Perché stanno divisioni... Dai. Ho un cazzo del Belgio. Ok. Lo ringrazio perché mi ha aiutato. Sì. Ce la facciamo. Ma che vuoi fare? Abbiamo vinto. 300 giorni. Avete presente la morte negli ultimi giorni di guerra? Invece, è no, regalo. Negli ultimi di guerra, no, che inizia a schierare divisioni fantasma su linee di difesa ancora più fantasma. Siamo solo. Ma perché in Romania non c'è nessuno ad aiutarvi? Venite nel cerchio rumeno, tutti nel cerchio rumeno, guardate le fullback. Il cerchio rumeno. Cioè, che cos'è il cerchio rumeno? Non lo so.
C'è il comunismo. Non lo so, perché non da capire. Questo c'è un comunismo. Vabbè, ma io c'ho, c'ho tre divisioni ungherese, tre cecoslovacche e una belga. C'è belgi che stanno aiutando. Di greche c'ho tre divisioni. Bastardi! Andate tutti nel cerchio rumano, tutti nel cerchio rumano, dai. Aiuto qua! No, il Portogallo deve conquistare il suo onore. Portogallo capitolato. Comunque la cosa più divertente in tutto questo sapete qual è? La Svizzera. Io non gioco più la Svizzera, pensavo potesse far qualcosa. Ok, divisione annientata. No, la cosa più divertente, sapete qual è stata? Che la Germania si è lamentata fin dal primo episodio di come stava andando la partita. Sì. Io ho fatto, io sono l'unico che ha fatto Eric, cosa vi devo dire? Il cerchio fecale comunque. La mia produzione sta andando a quel paese. Vediamo se sopravvivo con Grecia. Grecia no. No, sono capitolato. Addio. Adesso se la Grecia capitola che è la faction leader, siamo morti. No, no, lascia stare, dai, intanto abbiamo finito. No, abbiamo finito, dai, non serve incasinargli la vita. Prendete il barcone veloce. Sono stati bravi a sfruttare i nostri errori. Ragazzi, forse gli svedesi prendono Copenaghen. Sì, beh, sai che utilità c'ha in tutto questo. My God. Diciamo anche alla Grecia, ragazzi. Raga, la Svizzera! Raga, la Svizzera! Zitto, le capitali, così. E ma tu... Vai, Svizzera, non... con l'intero esercito! Con l'intero esercito! Anche secondo me, Ark, vai con l'intero esercito, Puscio. Tanto abbiamo perso. Pusha con tutto, tanto abbiamo perso. Vai, no, con l'intero... Va bene, Berlino, dai. No, dai, sì, non ci credo, sono in quattro. Sono in quattro. La Germania capitola. No, rido, cioè veramente se vai, mi... Guarda. Vai, no. Vai, che ce la faccio ad arrivare alle Termopili. Svezia, andate, pushate. Ma Copenaghen è vuota, Copenaghen ripete vuota. Ma non c'è nessuno in Svezia, Ragazzi, ma perché la Svezia non è più giocata. Ma perché il tizio della Svezia dove è andata? Non c'era, non c'era oggi. Non c'era neanche la Norvegia. Inutile. Ma perché non sei avanzato con tutto, Ark? Perché non ha senso, abbiamo perso. Bucarest resiste, il cerchio rumeno ha funzionato. Sì. Ha funzionato benissimo, vedo. Ma io pure Termopili in fretta. Il mare, tutti gli odi, non ho power. Oddio, Portogallo, Pusha, chissene, tira dritto. Portogallo, sacca lì a Setubal, dai. Capitoli, ma Pusha. Stiamo vincendo. Corri, Berlino. Sì, stiamo vincendo, certo. Vittoria. Comunque, abbiamo perso 2.430.000 uomini contro 544.000 tedeschi. Adesso focus per l'Albania. Un tedesco per ogni 5 disgraziati dei nostri. Beh, dai, minchia, ragazzi, siamo degli statisti a pari di Mus. Cioè, abbiamo perso un casino di manpower, loro non hanno perso relativamente poco. No, last stand. Last stand, madonna. No, last stand. Beh, la Grecia resisterà nel terzo. Ma c'ho la marina, come fanno sti zingari? Cecoslovacchia, metti le truppe sulle coste. Ragazzi, sarà bello, sarà divertente. Ma perché non attaccano la Bulgaria? Perché vogliono me? Perché mi stanno attaccando per la trama contraria? Si cancellano le divisioni? No, si sono appropriati di tutti i miei aerei, mi sa. No, non ancora. Deve capitolare la Grecia. Possiamo arrenderci. Il rumeno. Perché non abbiamo molto da perdere, possiamo arrenderci. Signori, Lia sta ripusciando la Germania. Guardate a nord. La stand, di nuovo. Ah, sì.
Vedo. Divisione, arriva l'ultima divisione. Ma Arca non avevano più lasciato niente lì al confine con... Tutto per un attimo. Ragazzi, la collate se due di noi in bellissima la Romania come resiste. Svizzera e te siamo gli ultimi. Ah, io non ho qualcuno entra in Svezia e in Norvegia, pushiamo. Ma no, dai. Mi vuoi dire pushiamo? Io c'ho. Ma resta veramente che di Romania sta andando, ma dai Bucarest che resisti. Vai Bucarest. Bucarest. Mila di manpower. Cosa sta succedendo? Ah, io comunque ho le divisioni. Cioè le divisioni bellissime della Cecoslovacchia con i loro nomi caratteristici. Boh, adesso hanno portato tutti i tedeschi lì. Però li stanno. Svizzera! Ma perché hanno infrastrutture bassissime? Le infrastrutture sono danneggiate, secondo me, Ark. E i tedeschi non ricevono adeguati supply e hanno problemi magari anche di attrito. Svizzera. Chiedimi in ben paura. Madonna, non ce la fanno. Beh, io vedo 12 rosso, Non ho sentito. Cazzo, l'India ha preso l'indipendenza. Che cazzo di sì. Storica. Vai Bucarest. Va bene, vai in vacanza col 20% di consumo. Vai Bucarest, ce la puoi fare. Minchia, quando abbiamo 71 divisioni. Oh, Bucarest. Oh, che palle. L'assedio di Bucarest. 71. No, 77. No, 77 divisioni contro 8. I rumeni sono molto famosi contro pare. Romanian. Tutto bene con il template di Bucarest. che template? Importiamo petrolio, la mia marina deve rimanere in mare. Oh, fai forti al 10. Ma non si costruiscono. Sì, fai forti al 10 con una I fanti c'è contro la in Grecia per bellissimo. No, ma... Ah, Grecia e Cecoslovacchia mettete gente ai forti. Cioè forti vai ai porti. Cecoslovacchia metti la tua. A poco la mia marina è fuori, sta importando petrolio. I portoghesi sono morti. Sono saccati e se ne frega Cecoslovacchia, piazza. Ragazzi, guardate. Non c'è il porto. Sono morti perché non riescono a ricevere supply. Lo so, per resistenza eroica. Vabbè. L'eroica resistenza rumena. Madonna, i 300 vedi che fare faction leader la Grecia aveva senso. No, perché? Faction leader per la Svezia, ragazzi, guardate come sta pushando. Perché non Svizzera, beh, anche sì. E Grecia o Svizzera effettivamente. Prossima volta ci potremmo anche fare lo Svizzera. No, ma è più sensato Grecia. Grecia, Svizzera. Se mi dica di me, diciamo che è più lontana a Ark. Chi è che sei? Un volontario signori, vuole mi ha attaccato una divisione in tedesca, signori. La guerra è vinta. No, non è aspetta, staccato. Aspetta, quanti li hanno ammazzati i tedeschi, Romeno? Figa, siamo qua a combattere da un quarto d'ora. Minchia, hanno saccato una divisione, ragazzi. Accetta Romania, ti sto mandando fucili. Vai. Questi che ha fatto più cuori. Una volta al cielo? Sì, c'hai cioè aereo. Pioggia di fucili. C'è la fanteria svedese che attacca a testa bassa i carri leggeri tedeschi e vince pure. Ragazzi. Prende a testa. Piano. No, raga, mo faccio il protettorato sull'Albania. Come un protettorato sull'Albania. Madonna, quante quanto manpower ho perso, ragazzi. 600.000 uomini ho perso. Siamo persi. Vai Bucarest, vai Romania. No, non ho perso. Ti stanno arrivando sottoterra i fucili come Lend-Lease. Sì. Bucio. Due per il momento in cui facciamo gli antifascist rise. Vai. Distruggi tutto. Fai come Hitler. Spacca tutto. Vicinati nel tuo bunker. Mamma che massacro, ragazzi. Ma se chiamassimo gli italiani in guerra? Povera Italia. Alleanza. No, ma la Svizzera crolla, zii.
Sto facendo linea dell'impero l'Italia. Interessante. Credo che sia il caso di preparare la pistola per spararmi un colpo in testa. Beh, quindi... i repubblicani non fanno. Beh, la Bucarest non muore, cioè i rumeni non vogliono morire. Tutto questo perché ci sono truppe Netherlands? No, sta morendo. Stanno andando un'altra linea di l'Atlantico. Stanno andando in Norvegia, penso. No, no, stanno andando a, a sud. Uno. Sì, no. Abbiamo vinto! Sì, vittoria! Cyber OP. Cioè che no, il master di chi della Grecia, non io. Fanno il saccone. Sì, ma mi sa che devono prendere la... devono prendere Creta per forza per far capitolare la Grecia. Scappa, no, non devono, non devono. Ah, ok. Scappa da Patrasso. O ancora Patrasso. Scappa da Patrasso, vai a Creta. No, se perdo la Grecia continentale ho perso. Hai perso, già, accettalo. Non è vero, secondo me non perdi, Io mi ricordo, ho fatto l'Italia 20 volte, ho fatto capitolare la Grecia 40 volte, quindi... No, in teoria devi prendere anche Creta. Che secondo me mancherà... Non prendo mai. Vedrai, secondo me servirà un po' di punti, perché se solo il 92... Tanto ormai inutile, quindi... Patrasso. Patrasso. Sì, esatto, cade Patrasso, cade la Grecia. Non per forza, io ci voglio credere, è un sogno. È sicuro, cade Patrasso, cade la Grecia. Dai, persa. Levati, persa, scappa. Persa. È un sogno. Sì, provavo. È un sogno in cui voglio credere. Partire, che la Grecia resista. Le Indie orientali irlandesi mandano un convoglio. Comunque non riescono a sfondarti con la fanteria e basta lì da te, Ark. Neanche con i carri, penso che ci sono le montagne, ci sono anche i carretti, Ark, dai, dici manpower, ti diamo l'energia di... Sì, no, niente, capitolava, F. Giori, peace conference. Vabbè. Porto sui tedeschi, dai. Sì, grazie. No, non penso. Mi avete fermato, no. Sul... No, non era Roma, non era Roma. Stavo per sfondare in Svizzera, mi avete fermato nel più... Secondo me non lo sfondavate, però vabbè. No, eravamo 88 verde con 800 bombardieri che ti distruggevano i forti. Se avessimo fatto i paracadutisti, la Svizzera sarebbe caduta. Beh, comunque l'unica divisione che una singola divisione tedesca ha fatto capitolare il Portogallo, incredibile. Sì, ma questa cosa la stavamo dicendo tipo da mo, perché abbiamo mandato, sì, una nave, il piano infatti lo ideato le coste io. Del Portogallo. Non c'era nessuno. Sono rimasto, cioè chi è che ha fatto il Portogallo, scusatemi? Io non avevo fucili. Scusate, un minimo di difesa costiera. Ma infatti potevi chiederli, potevi anche, invece di mandare tutte le divisioni che hai mandato in Cecoslovacchia, ne mandavi 4 e 2 te le tenevi a casa, tipo, non lo so. Oh, mi hanno annesso. Ne ho 15. Non è che potevo fare tutto questa. Beh, ma minchia, con 15 divisioni ne tenevi 6 a casa e 6 le mandavi, cioè. Però vabbè, dai, che se ne frega. Nel senso, ricordatelo per la prossima, che è meglio mantenere una parte della tua divisione, delle tue forze a difesa. La coalizione europea. Vabbè, ragazzi, comunque, grazie mille per aver partecipato a questa partita, perché è stata veloce e interessante. Mi dispiace che ho avuto io problemi con la connessione, ci sono rimasto malissimo. Puffo, siamo entrati voglio vedere una cosa un attimo. Voglio vedere un attimo com'è impostata la Germania. Sì, adesso siamo tutti spettatori della Germania. Volevo solo... Parla per te, io sono un pappe. Nella prossima campagna si potrebbe fare un asse contro alleati e magari ci possiamo prendere una settimana di pausa o non so, la prossima sessione la saltiamo o addirittura si può fare, insomma, quindi ci sentiamo su Discord.